La seduta è ripresa. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del Regolamento, i deputati Catania D'Ambrosio, Melilla, Rosomando, Tabacci sono in missione a decorrere la ripresa pomeridiana della seduta. I deputati in missione complessivamente sono 99, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza. Sarà pubblicato nell'allegato A, reso conto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca la discussione delle questioni pregiudiziali Duranti ed altri numero 1 e Crippa ed altri numero 2 presentate al disegno di legge numero 3210, conversione in legge del decreto legge 4 luglio 2015 numero 92, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione in integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Avverto che a norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. In tale discussione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 40, potrà intervenire, oltre a uno dei proponenti, purché appartenenti a gruppi diversi, per illustrare ciascuno degli strumenti presentati per non più di 10 minuti, un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di 5 minuti. Al termine della discussione si procederà, ai sensi dell'articolo 96 bis, comma 3, quarto periodo del regolamento, ad un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali presentate. Illustra la questione pregiudiziale Duranti ed altri, numero 1, l'onorevole Duranti. Prego. Grazie signor Presidente. Signora rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, prima di illustrare sinteticamente i profili di incompatibilità costituzionale del provvedimento in esame, sulla base dei quali vi chiediamo di non procedere appunto al suo esame, voglio subito dire, voglio chiarire che secondo noi stiamo discutendo a questo punto